Buongiorno a tutti, benvenuti nella piattaforma di Quo Vadis. Voi sapete molto bene qual è la nostra attività. Quo Vadis si occupa delle persone provenienti da ogni parte d'Italia e anche all'estero colpite da violenze psicofisiche cagionate da ogni forma di plagio oppure manipolate dall'ostracismo e in particolare se operate da organizzazioni pseudo-religiose devianti. E queste persone chiedono aiuto e noi cerchiamo di prestare loro aiuto dandole cura, specialmente ai soggetti fragili, in base alle necessità e ai problemi che ci vengono esposti, prima che questi compiano appunto dei gesti insani dovuti alla loro vita, a ciò che devono sopportare. È in quest'ottica che oggi abbiamo ospite con noi è il piacere veramente tantissimo di ospitare la dottoressa Filippini Inzoli Cristina, è una psicologa e psicoterapeuta specializzata in psicoterapia analitica ed è tuttora libero professionista. Collabora con l'associazione Quo Vadis ed è veramente molto importante per noi averla ospite. Benvenuta, dottoressa. Grazie mille, buongiorno signor Coppoliti. Buongiorno. Ecco, dottoressa. Uscire da un'organizzazione come quella dei Testimoni di Geova è un'esperienza molto difficile e stressante. Lo testimonio io in prima persona, come tutti i membri della mia famiglia che ne abbiamo fatto parte per oltre 40 anni, ma anche lo attestano le maggior parte degli ex Testimoni di Geova che hanno abbandonato e non ne fanno più parte. Una volta fuori viene modificata la vita intera di queste persone. Ci può dire, dottoressa, cosa sperimenta chi esce da queste organizzazioni? In che condizione si viene a trovare? Sì, allora innanzitutto una volta uscita l'ex testimone di Geova va incontro a difficoltà intrapsichiche ed interpersonali date dall'isolamento dalla propria famiglia d'origine e dal suo gruppo di appartenenza, sperimentando quindi disorientamento, ansia, molti dubbi e ovviamente angosce. Io ho potuto verificare appunto tramite i miei casi, insomma, le persone che io seguivo, in primis disordini intrapsichici relativi al valore di sé e al senso di appartenenza, quindi valgo solo. Quindi valevo e quindi valgo solo in virtù del fatto che ero un associato. Quindi nel momento che non ho più il punto di riferimento dell'associazione religiosa d'appartenenza, mi sento perso, disorientato, sebbene avessi avuto l'impulso, la necessità di andarmene per tutto ciò che ho subito. Poi ho la difficoltà di identificazione nella persona con il proprio ruolo, sia sociale che quindi inteso e lavorativo anche, no? Ad esempio, se io scelgo un'attività a contatto con il pubblico, in pratica dovrò attenermi a livello etico, deontologico, ai valori dell'organizzazione che sono imprescindibili. Ad esempio, non potrò parlare di ricevimenti, feste di compleanno, gite, perché sono tutte cose escluse dall'organizzazione, o eventi sportivi, perché l'organizzazione non prevede il discorso della competizione, né nel mio piccolo, a livello proprio sociale, potrò indossare abiti considerati da loro immorali. Quindi per una donna la gonna deve essere sempre oltre il ginocchio, poi non ci devono essere scollature, niente che possa far intendere condotte che per l'organizzazione siano appunto immorali. Poi, dal terzo punto di vista, c'è un rischio di sviluppare un forte senso di impotenza e o svalutazione qualora i partner o i familiari critichino il soggetto. Ciò può condurre a un senso di frustrazione, di vuoto e ovviamente anche di veri e propri disturbi patologici, perché se la persona viene sempre giudicata come colei che è apostata, come appunto dice l'organizzazione, o che è un'apostata o che ha abiurato, no? Che si è allontanata, può sviluppare una sindrome ansiosa,
una sindrome depressiva, quindi ansiosa nel senso di provare ansia, paura ogni qualvolta incontra qualcuno dell'associazione che lo giudica, oppure ansia intesa come disorientamento perché non sa più chi è e qual è il suo nuovo ruolo, e poi depressiva, perché chiaramente tutto quello che aveva in qualche modo organizzato per la sua vita è stato appunto messo in dubbio da questa organizzazione che li allontana, oppure sbalzi una sindrome ansioso-depressiva congiunta, oppure sbalzi d'umore e disturbi correlati all'umore, potremmo avere anche non so, forme di bipolarismo, appunto disturbi dell'umore in senso stretto, e infine disturbi ossessivi. In quest'ultimo caso il soggetto è portato a seguire in modo ossequioso e per giunta ossessivo delle regole, e quindi ne deriva anche il costante timore di essere giudicato anche successivamente all'uscita dal gruppo dei, in questo caso, dei testimoni di Geova o di altra organizzazione. Quindi si possono anche avere delle eventuali paranoie che sono date dal fatto verrò giudicato, vengo considerato una persona immorale, vengo perseguitato, perché poi l'organizzazione e i figli stessi delle vittime, i partner, continuano a giudicare e ad allontanare queste persone. Poi, qualora il paziente non accetti o non tolleri le regole dell'organizzazione, verrà estraniato, allontanato, pubblicamente giudicato. E questi sono i motivi per cui gli appartenenti all'organizzazione temono di fuoriuscire, perché potrebbero essere considerati appunto traditori, malvagi, sporchi o diabolici. Infatti, spesso vengono appellati con i nomi di apostata, adultera nel caso di una donna, o comunque apostata. La famiglia stessa considerano in tal caso la vittima da allontanare e la sottopongono a delle vere e proprie tecniche di manipolazione, creando falsità ad hoc per condannarlo. Esempio, la persona ha fatto dei tradimenti, condotte illegali o immorali, anche proprio fittizie, inventate, tali da colpire la persona che viene proprio perseguitata. Poi la maldicenza giunge ad annullare la persona, annullarla completamente e a costruire attorno a lei barriere tali che la vittima stessa si troverà a chiedere aiuto. Pena ne è incappare in condizioni depressive ansiose o, appunto, abbiamo visto, anche addirittura gesti disperati o estremi, perché poi la depressione, se non è curata e presa in tempo, può portare il soggetto fino a mai a pensare a delle condotte autolesionistiche o suicidarie. È veramente tremenda la situazione che si viene a trovare la persona che fuoriesce o che viene buttata fuori da questa organizzazione o da altre organizzazioni simili. E noi come associazione abbiamo tantissime richieste di persone, di molti testimoni di Geova che sono fuoriusciti e che desiderano cercare qualcosa di importante per cambiare la propria vita. Ecco, dottoressa. Molti di questi fanno però difficoltà nel cominciare una terapia con il professionista della salute mentale. Perché? Perché a loro le è stato consegnato una forma mentis che è quella di stare alla larga da queste persone, da questi professionisti. Per loro era stato sempre l'anziano della congregazione il referente. E per decenni hanno fatto credere che consultare uno psicologo era qualcosa veramente di indecente, una trappola, e come collaborare con Satana e il diavolo, anche se ci risulta che molti oggi nell'interno dell'organizzazione lo stanno facendo. Ecco, dottoressa, cosa possiamo dire a queste persone condizionate in tal senso per incoraggiarle a uscire fuori da questa forma mentale?
Sì, allora ovviamente appunto come dice lei, signor Politi, è molto difficile appunto convincerli perché loro sono sottoposti fin da bambini a un lavaggio e proprio del cervello su appunto questa diffidenza, però è verso i professionisti in primis di psicologi e psicoterapeuti. Ecco, la cosa da ricordare alle persone è che il terapeuta lavora per te per aiutarti a risolvere i problemi enormi che ti sovrastano, quindi sarà disposto a rispondere ai quesiti anche molto complessi e a dare delle risposte attente, empatiche, prive di giudizio, appunto laddove la persona che si rivolge al terapeuta, qualora si riesca a rivolgere, arriva, no, con tutte queste paure di essere giudicato che gli vengono appunto inculcate. Quindi io direi che ho dei suggerimenti da dare, per esempio, molte persone, qualora riescano a capire che il terapeuta è lì per loro, privo di giudizio ed empatico, trovano utile contattare due o più psicoterapeuti generici, senza accertarsi della validità di un terapeuta che sia idoneo per questo tema, perché il tema dell'appartenenza alle organizzazioni religiose è appunto una condizione particolare. E quindi io incoraggio a prendersi del tempo per scegliere il terapeuta giusto e considerare se ha già un'esperienza precedente nell'ambito delle organizzazioni religiose o degli ex testimoni di Geova. Perché deve avere esperienza, oltre a, cioè, è meglio se si attenga, cioè sia un terapeuta che abbia appunto esperienza in tal senso, il signor Rocco Politi. Sì, infatti le volevo appunto chiedere qual era il suo consiglio in merito alla scelta dello psicoterapeuta, perché cosa succede? Che molti che ci hanno chiamato e hanno detto che hanno consultato sì lo psicoterapeuta, ma spesso è lo psicoterapeuta che non è in grado di recepire. Noi stessi abbiamo ricevuto telefonate di psicoterapeuti che hanno detto: ma noi non conoscevamo questa situazione. È molto difficile poter dare consigli a persone che vivono condizioni veramente tremende e strane, no? Perché non sono a conoscenza di quello che accade all'interno di questa organizzazione. E quindi chi fuoriesce, cosa fa? Va in internet e cerca il primo che le capita, forse il primo che dice: io sono stato un testimone di Geova, oppure ho fatto parte della famiglia, e così via. A noi ci risulta, dottoressa, che di ex testimoni di Geova che sono diventati terapeuti nel mondo sono veramente molto pochi. Ecco, nel fare la scelta, lei che cosa consiglia a queste persone? Io consiglio di appoggiarsi a dei terapeuti, di professionisti che siano sostenuti da un'associazione, come può essere l'associazione riconosciuta dallo Stato, qual è Quo Vadis, perché conosce bene tutte le situazioni collegate ai testimoni di Geova e può veramente ascoltare il paziente ed essere documentato su tutto ciò che accade in queste congregazioni, in queste organizzazioni. Io stessa appartengo all'associazione Quo Vadis e posso garantire che si può dare alla persona una dettagliata informazione, un aiuto vero e proprio perché siamo appunto sostenuti dall'associazione che ci informa dettagliatamente a livello nazionale. Esatto, ed è questo che è anche l'incoraggiamento che diamo a tutti noi. Noi non vogliamo screditare nessuna organizzazione, infatti questo intervento sia mio che della dottoressa non vuole andare contro alcuna organizzazione, ma cercare di dare aiuto alle persone. Quando parliamo di questo, parliamo di qualcosa di qualificato, di non impegnarci soltanto per passare il tempo oppure per poter guadagnare, no, sulla No. pelle degli altri per quello che stanno vivendo, perché abbiamo sentito anche da lei che sono persone che possono anche fare gesti insani,
trovandoci in questa situazione o no? Sì, perché la depressione come ultimo suo esito purtroppo può avere anche gesti autolesionistici o addirittura suicidari, purtroppo è accaduto, per cui oltre alle depressioni croniche, insomma, per cui che distruggono la persona in tutto il suo essere. Esatto, per cui poi oltretutto io consiglio di non attendere troppo tempo, perché affidatevi a un'associazione appunto che sia esperta e che segua le vittime di queste insidie, perché si sa, queste associazioni vanno ad annullare poi la vita della persona e le sue scelte, perché vogliono catalogarla solo all'interno dello schema rigido dell'organizzazione stessa. E quindi affidarsi all'associazione Covadis è una sicurezza, oltre al fatto che le persone verranno seguite con delle tariffe agevolate, Certo. dal professionista. Ecco, noi non vogliamo fare propaganda a Quo Vadis, è chiaro a tutti, ma vogliamo effettivamente con tutto il cuore essere d'aiuto a persone a non cadere vittima di trascorrere il tempo senza avere il risultato. Ed ecco perché mi chiedevo, dottoressa, di rivolgergli questa domanda. Vorrei concludere anche con questo, con un incoraggiamento reale alle persone che desiderano crearsi una nuova vita, una vita migliore, no? Più sana quando fuoriescono dopo essere stati 10 o 15 o 20 anni in queste organizzazioni. Secondo lei è possibile raggiungere questo obiettivo di una vita migliore, di una relazione migliore? È possibile, sì o no, dottoressa? È possibile, bisogna rivolgersi con fiducia in tempi non troppo lunghi, quindi appena si sta male, hai un valido professionista collegato a un'associazione valida e riconosciuta, e da lì iniziare delle sedute psicoterapeutiche che si possono tranquillamente fare online, in modo da agevolare anche a distanza la persona, e con fiducia affidarsi a un terapeuta esperto che possa veramente ascoltare le dinamiche e aiutare la persona nel ritrovare la sua libertà e autenticità, al di là appunto dell'ingabbiamento all'interno dell'organizzazione religiosa che era d'appartenenza. Sì, direi che è possibile e ho avuto dei risultati veramente molto importanti di benessere riacquisito e di remissione dei sintomi. Noi come associazione siamo a conoscenza del bellissimo risultato che ha avuto lei aiutando una persona che però avremo poi la possibilità più avanti di specificare in maniera chiara e specifica, avendolo ospite nella nostra piattaforma dove potrà effettivamente in maniera specifica parlare di questo. Intanto la voglio ringraziare con tutto il cuore per essere stata ospite qui da noi. Questa sua disponibilità, dottoressa, la vorrei far presente. La dottoressa Filippini Inzoli Cristina, psicologa e psicoterapeuta specializzata in psicoterapia analitica, è a vostra disposizione. Se desiderate parlare, avere un appuntamento con lei, chiamate l'associazione Covadis. E vi indirizzerà sicuramente perché collabora con l'associazione e saremo ben lieti di potervi fare aiutare. Naturalmente, anche come avete sentito, la dottoressa userà anche nei vostri confronti una particolare attenzione per quanto riguarda diciamo, l'importo da poter pagare, vero? Perché molti mi chiedono proprio direttamente qual è la parcella e così via. Cioè, naturalmente. E la dottoressa vi farà presente qual è Mirata, sì, assolutamente, assolutamente. Per i membri dell'associazione c'è una tariffa agevolata proprio per consentire un fluido accesso libero insomma, a più persone, perché è veramente importante intervenire e da subito con impegno e motivazione. Da parte mia questo c'è sempre, anche un ascolto attento e molto attento ai bisogni di ciascuno di voi.
Grazie dottoressa, a nome mio Grazie. e di tutta l'associazione Quo Vadis, veramente sarà nostra cura invitarla nuovamente al più presto per Molto bene. parlare di altre esperienze che lei ha avute in maniera specifica e ci può essere aiuto. Grazie mille, è stata Va bene, molto grazie molto signor gentile. Politi, buon proseguimento, grazie. Grazie. A tutti voi che ascoltate e ci state seguendo, vi vogliamo dire che l'associazione si occupa appunto di prendersi cura dei soggetti fragili in base alle necessità e al problema che ci viene esposto. Oggi abbiamo parlato per quanto riguarda la necessità di parlare con un professionista di igiene mentale, con uno psicoterapeuta, ma abbiamo anche persone che chiedono appunto di prestare aiuto perché hanno bisogno di aspetto legale della loro vita per affrontare l'uscita da queste organizzazioni senza conseguenze. Potete chiamare la nostra associazione al numero 392 15 39 014 e vi risponderemo. Oppure potete scriverci e andate sul nostro sito www.quovadisaps.com, troverete tutte le indicazioni e saremo lieti di essere per voi un sostegno, specialmente in questi periodi così devastanti come abbiamo sentito, che creano ansia e che creano difficoltà nella nostra vita. Non pensate che non ci sia una via d'uscita. La via d'uscita c'è e la dottoressa ci ha confermato che è possibile trovare la soluzione a tutto questo, creandosi una nuova vita migliore rispetto a quella. Grazie a tutti e vi auguro una splendida giornata.